Regoliamo la cerniera K1019 Hybrid con la sua particolare combinazione di materiali Zama, XF e acciaio alto resistenziale. Per la regolazione verticale allentiamo con l'ausilio di un cassavita croce queste due viti di fissaggio. Ripetiamo l'operazione su tutte le cerniere. Posizionare manualmente il pannello fino all'altezza corretta. A regolazione ottimale serriamo le viti di fissaggio. Ripetiamo l'operazione su tutte le cerniere. Per la regolazione orizzontale, muoviamo queste due viti compiendo lo stesso numero di giri prima di passare alla cerniera successiva. Ripetiamo l'operazione su tutte le cerniere fino all'allineamento delle luci verticali. Per la regolazione di profondità, allentiamo queste viti di blocco su tutte le cerniere. Partendo dalla cerniera superiore, regoliamo questo eccentrico. Ripetiamo l'operazione su tutte le cerniere allineando il pannello alla parete. Serriamo tutte le viti di blocco. Trovata la regolazione ottimale, è possibile bloccarla con una vite da 3,5 mm. A regolazione ultimata, applichiamo le cover. Così si presenta l'anta con le K1019 correttamente regolate. Tutte le regolazioni possono essere fatte con la chiave a brugola in dotazione. E ricordate, una perfetta regolazione è fondamentale per un efficace funzionamento nel tempo.